anche Venezia, piano piano iniziamo a crescere, soprattutto chi è titubante, chi è in quella sfera grigia che ancora non sa bene da che parte schierarsi e cosa fare, comunque vedendo noi può iniziare già a vedere un'alternativa al pensiero unico, un'alternativa a quello che ci impone il governo Draghi. Noi possiamo essere un'alternativa e quindi è importante esserci. Ok, allora quando ci raduniamo tutti, io vorrei lasciare la parola alla nostra referente nazionale, nonché la fondatrice, Veronica Duranti, che è venuta qua con noi oggi. Aspettiamo un attimo se arrivano tutti quanti. Comunque direi, intanto che ci raduniamo, direi due parole. Io direi siamo stati fantastici, è stata bellissima perché è stata una manifestazione diversa, ma comunque abbiamo portato l'allegria, il ballo, la musica, abbiamo portato la gioia anche nella protesta, anche nell'opposizione, perché noi siamo l'opposizione del governo Draghi, la vera unica opposizione in Italia, non è che ce ne siano altre. E quindi siamo bravissimi, siamo forti, non importa il numero che sceglieremo, già siamo tanti, siamo molto di più delle prime settimane, quando mi ricordo che ci radunavamo, noi studenti eravamo tipo una decina o poco più, adesso noi a Padova siamo tra gruppo ausiliari e gruppo attivisti, siamo più di 80 e comunque se continuiamo così, adesso che poi arriverà la terza dose, arriveranno le nuove imposizioni, le nuove politiche, il Green Pass si sta allargando, sicuramente la gente forse si sveglia, vede noi e si domanda, ma questi forse perché? Perché ci sono, perché lottano? E noi non, come è scritto nel nostro volantino, noi non crediamo di avere la verità in tasca, ma sicuramente abbiamo la libertà in testa. E per questo lottiamo.